Nei prossimi giorni, amici, a Roma si terranno momenti celebrativi, a cui se Dio vuole potrò partecipare, del quarto centenario della canonizzazione di Filippo Neri, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa d'Avila e Isidoro Agricoltore. Solennemente canonizzati insieme nella Basilica Vaticana il 12 marzo 1622. E proprio sabato 12 il Santo Padre celebrerà una santa messa ricordando questi tre grandi sacerdoti, la santa monaca e un laico. Pensando ad essi vorrei ritornare sul tema della santità che ho posto alla base del messaggio per la Quaresima. Siate santi perché io, il Signore, sono santo. Accenno oggi ad un solo aspetto, ma fondamentale, di questa chiamata alla santità. La santità a cui il Signore ci chiama non è riservata ad anime speciali, ma è la stoffa ordinaria del vivere cristiano. Non esige da noi perciò chissà quali imprese strepitose. Chiede di lasciarci plasmare da colui che è la via, la verità e la vita, scegliendo di mettere il Signore al cuore della nostra vita, nella costruzione delle nostre giornate, ognuno nel suo stato di vita, nei rapporti, nel lavoro, nelle situazioni liete e dolorose dell'esistenza quotidiana. Le virtù che ammiriamo in un santo, diceva lucidamente Papa Benedetto, non sono una sorta di risultato olimpico, ma l'opera di Dio che si fa visibile in una persona e attraverso di essa. Il santo, diceva il servo di Dio Don Luigi Giussani, è un uomo vero perché aderisce a Dio e quindi all'ideale per cui è stato costruito il suo cuore. E il servo di Dio Don Divo Barsotti, Dio non vi ha negato nulla di sé. La santità viene in seguito all'averlo ricevuto. Dovete avere soltanto una preoccupazione, credere e credere sul serio e credere che Egli è qui, credere che vi ama e credere che siete con Lui. È il vivere con Lui che ci farà buoni, è l'accogliere Lui che ci farà santi. E ciò di cui la Chiesa ha più bisogno, amici, nel suo faticoso cammino lungo i tornanti della storia. Non avere paura della santità, scrive il Santo Padre nella Gaudete et Exultate. Arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso essere. Nella vita non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.